E nasce l'idea perché fa parte di un progetto studiato, approfondito, insieme anche ai ragazzi. Infatti io mi sono occupata proprio della realizzazione fisica della stanza, le decorazioni, l'arredo, il mobilio, insieme ad un gruppo di ragazzi che ha collaborato con me. Ci siamo occupati sia della stanza delle emozioni della sede centrale del Piria, ma anche di quella di via Pio XI, sia il Polo Ferraris. Sono stati i ragazzi a ideare queste forme geometriche, queste forme astratte, a trovare i colori giusti, perché ogni colore della stanza rappresenta un'emozione. È così, è dall'anno scorso che ci stiamo lavorando su un progetto vero e proprio, e speriamo, insomma, che abbia un seguito positivo per i nostri studenti.